Oh, hey, ben ritrovati da Link 91 e ben trovati su Kirby Star Allies. Cominciamo oggi un nuovo mondo, la fortezza ombrosa Jambestion. Vediamo quali livelli si nascondono al suo interno e se è questa la fonte da dove provengono i cuori oscuri. Aspetta, così, ok, qui possiamo tornare al pianeta Pop, ma qui... verso il portale. Sembra che abbiamo anche due nemici da affrontare. Ok, andiamo. C'è niente, io controllo sempre perché non si sa mai. Ma siamo senza amici, no. Sì, subito danno. Beh. Ah, fregato. Sensi cattivo, bene. Piace come nome, non è vero. Mamma mia, questo mi ricordo che è fortissimo. Ah, questo qui c'è la baguette. Diventiamo il ragnetto, insomma, almeno possiamo fare un po' di danni, se non altro. Perfetto. E questo poi al limite, ecco, si dà un calcio e si spinge via. Oddio, lo yo-yo, questo è forte pure. Jim? Jim si chiamava? Oh. Nomi zero, non me li ricordo neanche uno. Lì stiamo attenti che se no quello fa male. Entriamo, bene. Vieni con noi perché sei bravo e forte. Ottimo. No, niente. Ah, ok, qui ci servirebbe in effetti un elettrico. Ah no, aspetta, però siamo col mago. Il mago se non... sensi cattivo, sì. Se non sbaglio, sensi cattivo è elettrico, esatto. Possiamo scendere. Stando attenti a non venire colpiti nel frattempo, magari. Amichetti belli. Sopra non c'è nulla, ottimo. Andiamo. Oh, attenzione. Ah, quindi lui ci potrebbe servire allora, se compare. In genere quando mettono un nemico è perché deve servire. Però. Però. Cavolo, quello lì ha fatto un bel po' di danno. Anzi, è riuscito a farmi perdere il potere. Mamma mia. Altri nemici? Preparo la trappola. Bene. Oh, perfetto, il pezzo del puzzle. Allora. Si va qui. Eppure lì mi pare che c'era qualcosa. No, va bene, proseguiamo. Ah, aspetta. Non sono ciecato. Ottimo, attraverso la porta e ci siamo? No, ah sì, ci siamo invece. No, non voglio rimpiazzare nessuno. Ho proprio quelli che volevo, guarda un po'. Però sto un po' di danno. Un po' tanto danno. Proviamoci. Abbiamo Ponecon. Sì. Purtroppo non è facile proprio da sconfiggere questi quando fanno le... quando si alleano. Ah, sbagliato. Mi andava in su. Però intanto un piccolo dannetto lo faccio.
No, devo stare a te. Eccolo. Perfetto, ho recuperato un po' di salute. Buono, buono. Facciamo anche dannetti piccoli, non importa. Non importa fare dei dannetti piccoli, l'importante è farli. Ragazzi, vi aspetto, dai. Oh, attenzione, attenzione! Pazzi furiosi! Dai che lo prendo. Ah, no, di poco. Oh, è andato uno? Andati entrambi! Guardalo lì che classe! Perfetto, un altro livello completato, due boss, mini boss sconfitti, ci sono altri boss molto più forti, ma li vedremo andando avanti. Ecco qua, mura orientali. Eccoci qua, vai, mura orientali, cominciamo. Opla, oh yeah. Interesting. Molto easy. Oh sì, questo me lo ricordo. Mi piace lui, mi piace. Mettiamo al posto di lui, di Wester. Non è che io te l'abbia chiesto, eh. No, lui no, Spinotto. Volevo metterlo... Ecco. Ecco, ora va meglio. Non c'era il coso. Perfetto. Qui nulla. Per forza sotto. Ok. Andato, perfetto, scoppiato. Molto utile qui. Dov'è? Ah, ok, andiamo sopra allora. Torniamo sopra un attimino perché voglio proprio prendere tutto. Allora, ho elettrificato lo yo-yo che dovrebbe passare attraverso tutto. Ecco, bravo. Vedi come lo capisce subito. Qui il computer, ragazzi, è ottimo. Un computer... Oddio, in teoria, per quanto riguarda l'IA degli alleati, è fenomenale. Per quanto riguarda le altre cose, un po' meno, ma... Ci sta comunque sia che la IA sia eccellente degli alleati. C'è chi dice un po' troppo, io dico non abbastanza, veramente. Ma sono gusti. Disse il gatto. No, non la dico. I pesciotti, dannazione. Vai, yo-yo master. Bella. A posto, continuiamo. Qui si va sopra perché di sotto c'è lo Spinotto. Scoppia. Bravissimo. Opla. Op, op, op. E andiamo. Dai ragazzi che li facciamo in scioltezza questi livelli. Senza spremerci più di tanto. Oddio, io avrei tolto la piattaforma lì. Avrei preferito che
si cascasse direttamente, così devi insomma timare bene il tempo, stare attento al tempo, timare il tempo, cioè proprio né italiano né inglese. Ai, giusto, oddio che male, mannaggia, Muzunna ragazzi, eh sì. Andato. Basi Beetle. Scoppia! Oddio, sarebbe interessante il suo potere, eh. Però no. Sono un Kirby Super Saiyan, sono. Vuoi mettere? Ecco a che serviva Basi Beetle. Non ho avuto il suo potere, quindi niente. Vabbè, per fortuna non è il paso arcobaleno. Eccola qua. Doki Doki Panic. Ci mettete mai. Distruggiamoli tutti. Le maschere. Il cui nome mi sfugge. Eccolo, ora lui ci serve. Mettiamolo a posto dello Yo-Yo Master. Grande, lancia, lancia, lancia il tuo compagno. Tiro amici. Sì, qui ci sarebbe per prendere il pezzo del vaso d'arcobaleno. Vediamo un po', lo spinotto ce l'abbiamo. Forza! Oh, dai! Eccolo qua, facilissimo questo puzzle, vabbè. Insomma, ci starebbe anche, eh. Che poi sono furbi, non ti danno qui dentro tutti e due gli amici, ma solo uno. Mica stupidi. Proseguiamo e ancora ste maschere. Questo è come i Boo, quando non le guardi. Che tra l'altro i Boo sono ispirati alla moglie di uno dei programmatori del primo Super Mario, se non sbaglio. Scoppiati entrambi, vai. Perfetto. Qui non c'è pulsante. Se non faccio dell'errabondo. No. Ci sarebbe quello con la staffa che farebbe molto male se solo la usasse, eh? E arriverebbe molto più lontano dei nostri alleati. Buongiorno. Ah, oh yeah. Oh yeah. Pronti? Ponte amici! Da questo è il primo. Cioè, morto male. Beh, riproviamoci. Vedi? Basta farlo rimbalzare lungo le pareti. Vai. Semplicissimo, no? E poi va lì per scoppiare male anche lui. Poverino. Vai, polletto, torta. Chi più ne ha più ne metta. Mamma, lì era l'uscita per quelli che non vogliono affrontare la vera uscita, eh? Eccolo qua, il pulsantone! Abbiamo scoperto un livello extra, ottimo! Che andremo a fare ovviamente dopo questo. Oh, che bello, raga. La peculiarità di Kirby è che è coloratissimo. Ed è per questo anche che piace. I livelli non è che siano ben curati nel design, ma il fondale è particolare, molto particolareggiato. C'è di tutto nel fondale. Quindi il livello extra che si è aperto dovrebbe essere di là. Sì, infatti c'è varco panoramico.
Affrontiamo anche questo livello extra e poi mi fermo perché di qua, come avrete sicuramente notato, ecco fatto, c'è un nemico. I nemici sono rappresentati da quell'ombra strana. Quindi facciamo il livello extra, anche perché abbiamo già affrontato Con e Pon, quindi due nemici. In effetti potremmo anche farlo, eh. Non è che qualcuno ce lo vieta. Però... oh, no, 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 no! Sono evitabilissimi. Dico solo questo. Ah, sì, per andare avanti bisogna sconfiggere i nemici, certo. Ragazzi, c'è stato un gauntlet di nemici pazzesco. Non che siano molto forti, ma quanti? Quindi penso che forse ce n'è un altro. Non che mi dispiaccia, anzi, si fanno abbastanza bene. Fuoco e vento. Ok, sì, ci servono. Allora, tu vai al posto suo e tu vai al posto mio. Ecco qua, sono Kirby Fuoco ora. Abilità amico. Vai, sfasciamo tutto. Boom. Fuoco raffica. Niente, finita così. Sì, è finita così. Peccato. Non so per quale motivo serviva, ma... oh sì, mi ricordo, sì. Questa è pericolosa, eh. Come sono finito? Come? Come cavolo ho fatto? Mi prendi in giro? Dai, con sti cambi di posti. Però lì non mi ha fluttuato. Io ho premuto per fluttuare. Se lui non fluttua... andata. Meno male. Ah, ci picchia. Allora, qui sopra. Vediamo un po'. Eccolo qua. Beh, ti pare che me lo facevo scappare? Upla. E dai. Fino alla fine proprio devo sbagliare. Oh yeah! Oh snap! Qui è bella! Va facile, va lui. Però facciamocelo amico. Leviamo il volatile. Bene. Dai, alla grande, alla grande. Ok.
quanto cibo. Fatto anche questo livello extra. Ragazzi. Quelle due morti assurde, non lo so. Boh. Molto strane. La prima volta non me ne sono accorto per davvero che ero cascato, ma la seconda, accidenti. Ho premuto per fluttuare, ma si vede che già era troppo fuori schermo per recuperare. Non è che una vita in più o in meno cambi qualcosa, quando ce ne hai quasi 50, quindi. Ma sapete che c'è? Vai. Facciamoci anche varco panoramico. Uno in più, uno in meno. Anche qui con i livelli. Che gli fa? Che poi è il boss, quindi non sarà molto lungo. Molto lunga la strada. Ah, qui bisogna stare attenti a sti cosi, sì. Qui si può fare anche così, no? Tutto quanto in velocità. Perfetto, vedi? E poi non è neanche troppo difficile alla fine, basta che ti... che stai attento a come girano, al percorso che fanno. Però quelli che vengono colpiti ci sono sempre, perché vabbè. Se no non sarebbero... Ah, cavoli! Ci vuole per forza... Non ci vuole nulla al posto di Frosty. Perfetto. Allora, a questo punto... Sono praticamente NES. Wow! Vai giù! Bommete! Ottimo. Vedi qui quando sei utile a volte. Oh, perfetto. La prima volta era la statua di King Dedede e è andata male, perché King Dedede ovviamente non può andare bene. La seconda volta era una roccia gigante, quindi ci sta. Mannaggia! Sti cosi, che poi quella è sabbia o terra comunque, quindi non può avere effetto l'elettricità su di loro. E mi fanno il sedere nero. Teletrasporto. Ma sulla roccia già sì, perché la roccia comunque sia non è conduttore, ma non è indifferente. E chi ce lo insegna questo Pokémon? Ovvio, no? Vabbè, sì, vai, spacca tutto, Rocky. Arcobaleno! Recuperato! Vai, spacca tutto, Rocky, bravissimo! Oh! Sliding! Bravissimo! E così apriamo anche il pulsante, eccolo! Yeah! Proprio lo schiaccia con tutto il peso. Abbiamo aperto il palazzo dei sogni, ottimo. Possiamo provare a prendere Meta Knight o anche Marx. Perché Marx è molto molto buono. Eccolo qua. Ottimo, ci siamo. Carichi? Carichi a molla? Se vogliamo riposizionarci, no? Siamo sensitivi. Fiammello? Al posto del sensitivo che già ci sono io. La staffa al posto di Rocky. Buono. Andiamo. Oh. Pronti ragazzi? Dai. Buongiorno.
È così che salutiamo sul mio pianeta. Sono Francisca, uno dei tre generali della magia. Noi tre insieme siamo al comando della Fortezza Ombrosa, nota come Jean Bastion. La nostra missione è raccogliere i giambacuori sparsi per l'universo. Una volta raggiunto l'obiettivo, i sogni, frutto della nostra mente contorta, si dispiegheranno. Basta perdere tempo con questo groviglio di parole. Sappi che se cercherai di opporti a noi, non avrò altra scelta che metterti sotto ghiaccio per l'eternità! Lei si può combattere anche a distanza grazie al potere sensitivo, però è anche importante non farsi colpire, perché se ci facciamo colpire è grave. Facciamo così che facciamo comunque danno e ci proteggiamo anche dal ghiaccio, ecco. Ma non attacca sotto lei. Ok, va bene ragazzi, insomma sta andando, Ah, ok. Questo è pericoloso, se ci colpisce. Però, insomma, ci abbiamo infilato anche questa sfida contro Francisca. Buono. Molto, molto bene. Mi è piaciuta. Palazzo dei Sogni. E sì, andiamo a prendere adesso Meta Knight. Cioè, Meta Knight, insomma. Cerchiamo di farci uscire Meta Knight. Però, se esce qualcun altro, non è che mi dispiace. Anche Marx andrebbe bene, eh. Oh, attenzione! Meta Knight nero. Sì, al posto di lui, dov'è? Eccolo. Mamma mia. Vai, un altro cuore per te, vai. Gnammete. Perfetto, allora nel prossimo episodio continueremo la fortezza Jean Bastion, la scaleremo. Sicuramente ci facciamo un altro boss, poi... non so se arriviamo fino in cima. Comunque, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Kirby Star Allies. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!